Hello children, I'm teacher Deborah. Today we start a new unit, Unit 7, Animals. Open your books at page 44 and 45. Impareremo, bambini, i nomi di alcuni animali. I principali. Parleremo di a frog, vedete, a dog, a bird, a bee, a cat and a fish. Okay? So now listen and point to the animals. Listening 26. Listen and point. Frog. Dog. Bird. Bee. Fish. Frog. Dog. Bird. Bee. Cat. Fish. Frog. Dog. Bird. Bee. Cat. Fish. Frog. Dog. Bird. Bee. Cat. Fish. Okay, now repeat the animals. Listening 27. Repeat. Frog. 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 Dog. 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 Bird. 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 Bee. 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 Cat. 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 Fish. 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 Molto bene. Now we listen to a chant, una bella filastrocca. Listen and try to repeat the chant. Listening 28. Chant. Bene, abbiamo imparato i versi degli animali come si dicono in inglese. Provate a riascoltarla e a ripeterla quanto volete. Now, there's another beautiful song. Chant, filastrocca, song, invece cantiamo. There's a bee, parla di un'ape. Listen. Listening 29. Sing, there's a bee.
There's a bee buzz buzz down by the riverside. There's a bee down by the riverside. Look at me, I'm a bee. Buzz, buzz, buzz goes the bee all day. There's a frog down by the riverside. Look at me, I'm a frog. Croak, croak, croak goes the frog all day. There's a dog, there's a dog down by the riverside. Look at me, I'm a dog. Woof, woof, woof goes the dog all day. There's a cat, there's a cat down by the riverside. Look at me, I'm a cat. Meow, meow, meow goes the cat all day. There's a bird, there's a bird down by the riverside. Look at me, I'm a bird. Tweet, tweet, tweet goes the bird all day. There's a fish in the river swimming by. Look at me, I'm a fish. Gloop, gloop, gloop goes the fish all day. Bene bambini, questa è una bella canzone, spero che vi sia piaciuta e adesso andiamo a vedere la storia. Yummy, honey. Yummy sì, è un'esclamazione per intendere qualcosa che piace molto. Infatti stiamo parlando di honey. Che cosa fanno le api? The bee makes honey. The bees make honey. Le api fanno il miele, ecco perché yummy. Honey, ok? Allora, questa storia parla proprio di questo. Attenzione che arriverà il terribile Crow in agguato e vediamo che cosa succede ai nostri protagonisti Holly e Button. Ok, listen to the story. Listening 32. Story. Yummy honey. Look, Bud! There's a sunflower! And there's a bee! Oh,
Ok, bambini, avete visto che brave che sono state le api? Hanno messo in salvo i nostri amici Bud e Holly dal terribile Crow che sicuramente voleva fargli qualcosa di male. Loro sono riuscite a farlo scappare. Vedete qui sotto c'è scritto There's a, ecco, There's a sunflower. Questo fiore bellissimo si chiama girasole in italiano. Sun come sole e flower fiore, il fiore del sole. Sapete perché? Il girasole infatti segue il sole ogni volta che lui si sposta, quando sorge e quando cala, poi al tramonto, infine abbassa proprio, si chiude e si abbassa con il suo gambo quando il sole non c'è più. Per cui there's a sunflower e qui there's a bee, there's a cat, there's a bird, there's a dog, there's a frog, there's a fish. C'è, ok. Bene bambini, now please open your books at page 84 and 85. Andiamo a vedere gli esercizi da fare. 84. Ok, allora per la prossima volta trace and say the animals. Take your pencil and trace the animals, please. The cat, the bird, the dog, etc. Ok, e poi provate a ripetere i loro nomi. Infine, riascoltate la storia se non ve la ricordate. Look and number, then listen and check. Sarebbe da mettere i numeri prima di riascoltarla. Cercate di farlo, ok? 1, 2, 3, 4, 5 and 6, because there are 6 pictures. Ci sono 6 immagini della storia, va bene? Ultima domanda, consegna. Color the sunflowers, abbiamo detto che sono i girasoli, vero? The sunflowers, the bee, anche questa dobbiamo colorare, the bird and the honey e il miele, ok? You can use the crayons or felt tips for coloring the sunflower, the bee, the bird and honey, ok? Bene, for today that's enough, that's it. I say you bye bye and see you or listen to my other next video lesson. Bye bye, bye teacher Deborah.